Tana boia, che sofferenza ragazzi, però mamma mia, oh. Sampdoria Juventus 1-2. Come dissi sul finire dello scorso video, sarebbe stata una partita difficilissima, sia perché contro la Sampdoria al Marassi è sempre difficile, e anche perché mi sarei immaginato una Sampdoria a cazzo duro dall'inizio alla fine, soprattutto dopo la vittoria nel derby. Invece fortunatamente non è stato così del tutto, perché di fatto la Sampdoria ha iniziato a crederci veramente dal 64esimo, quando ha fatto gol Cassano, il gol del 2-1, una partita fondamentalmente praticamente già chiusa, no? Che invece non si è rivelata tale, soprattutto perché proprio l'azione prima Morata si è sbaghinato davanti alla porta, un gol che anche uno storpio probabilmente avrebbe buttato dentro, però non ce l'ha fatta. Per carità, è utilissimo che ritorna, che si propone, che fa alzare la squadra, fa dei buoni movimenti, delle buone giocate. Gli manca solo sto cazzo di gol, che comunque arriverà, non preoccupiamoci. I gol oggi sono arrivati da Pogba, che ha fatto un gol bellissimo. Ancora io non ho capito bene che cos'è sta esultanza, ma avete detto una danza, dub dance forse, non lo so. Non l'ho capita, non la conosco, sono ignorantissimo, però boh, non l'ho capita, però speriamo di vederli il più possibile, che non guasta mai. E da che dire che oggi partita fantastica, soprattutto in fase difensiva come siamo abituati a vedere, e anche in fase realizzativa, perché alla fine ha fatto un tiro in porta e un gol. E che gol, onestamente, per essere un centrocampista difensivo ha fatto un bellissimo gol. Tutto il centrocampo mi è piaciuto oggi comunque, perché bisogna dire che anche Hernanes ha fatto la sua bella partita. Qualche passaggio l'ha sbagliato, qualche giocata l'ha sbagliata, però ci sta, ha toccato molti palloni, ha fatto molte belle cose, e chi pensa al contrario onestamente penso che sia, a mio modo di vedere, uno di quei tifosi che valuta le prestazioni per partito preso. E nulla ragazzi, nona vittoria consecutiva, secondo posto raggiunto perché per differenza reti abbiamo superato anche l'Inter. Napoli campione d'inverno a più 2 momentaneamente dalla Juventus, però ci sono altre 19 partite, non bisogna preoccuparsi troppo. Da che non dovevamo retrocedere a essere secondi, quasi campioni d'inverno, che comunque anche questa volta ho qualcosina da ridire, perché anche giusto così bisogna vedere anche i lati negativi quando le cose vanno bene. Per esempio, il nostro atteggiamento nei minuti finali di partita, simile a quelli che abbiamo avuto contro il Carpi con la Juventus, che, porca miseria, saremmo stati in grado di gestirla dal primo al 90esimo senza nessun problema. Poi abbiamo preso quel gol lì, è come se avessimo preso tutti quanti, diciamo, una mattonata qua nella coppa in pieno. Per un momento siamo stati veramente proprio rincretiniti a non finire. Subito dopo il gol di Cassano, con un tiro di Fernando che, se fosse entrato, a parte che sarebbe caduto lo stadio, sarebbero cadute anche le Madonne. E poi, come sempre, come contro il Carpi, sul finire, solo che anche questa volta fortunatamente ce l'abbiamo fatta. E per terminare, ultima cosa, che questa è una domanda che vorrei fare un pochino a tutti i giocatori di tutta la Serie A e anche a tutti gli allenatori: perché non si battono più in mezzo i minchia di calcio d'angolo? Una volta il calcio d'angolo era una cosa potenzialmente pericolosa per chi difende, adesso risulta pericolosa per chi offende. Cioè, perché la palla viene sempre passata al giocatore vicino e puntualmente persa. Ma non fa così solo la Juve, fanno così tutti. E onestamente vorrei capire anche perché. Comunque l'importante è aver ottenuto la nona vittoria consecutiva ed essere secondi. La prossima sarà contro l'Udinese, difficile anche quella, sono difficili tutte le trasferte, però noi ci siamo. Quindi in gamba e forza Juve.